La casa circondariale di Trieste è l'unico carcere italiano in cui i genitori che non abbiano perso la patria potestà possono continuare a seguire l'andamento scolastico dei propri figli dialogando via Skype con gli insegnanti. Un progetto attivo con successo e costi ridottissimi da 3 anni che potrebbe essere diffuso anche in altri penitenziari. Il servizio di Eva Ciuc. Buono in tutte le materie, anzi c'è stato un buon miglioramento sia, come dice la collega, in italiano, ma anche in inglese, che come all'inizio. È la prima volta che Rita parla con gli insegnanti di sua figlia, affidata ai servizi sociali perché anche suo marito sta scontando una pena in carcere. L'emozione è tanta, emozione ma anche soddisfazione, perché nonostante la situazione familiare, sua figlia fa progressi a scuola e, come hanno riferito gli insegnanti, è una bambina allegra e positiva. Sono troppo contenta che hanno sentito che porta mia figlia a scuola. Come Rita sono tante le donne detenute che sono anche madri e non hanno perso la patria potestà, e il sistema penitenziario ha l'obbligo di favorire lo sviluppo della responsabilità genitoriale e garantire la possibilità di continuare a fare i genitori o le mamme. La tecnologia come Skype, ad esempio, è uno dei tanti strumenti quasi a costo zero che permette alle madri di continuare a seguire la crescita dei propri figli. E Trieste è l'unico carcere in tutta Italia ad aver avviato 3 anni fa un progetto innovativo grazie al contributo dell'Associazione di Volontariato Auxilia. Tante sono state le difficoltà per far partire il progetto, tra autorizzazioni di magistrati, la disponibilità degli insegnanti e l'annoso problema delle tecnologie nelle scuole, ma alla fine ce l'hanno fatta. Manca probabilmente la volontà nelle altre regioni o comunque nelle altre realtà di attivare un progetto del genere. Noi come Auxilia invece ce l'abbiamo molto a cuore, abbiamo intenzione appunto di proseguire. Perché noi appunto pensiamo che il carcere non debba annullare l'identità di una persona. Ok, quindi essere madri comunque è un diritto e il carcere non deve abbattere questo diritto. Ovvio che stiamo parlando dei casi in cui appunto c'è una patria potestà sui figli. Rieducazione, reinserimento sociale e lavorativo, ma soprattutto rispetto della dignità della persona durante la detenzione. Questo dovrebbe essere il carcere, perché spesso la giustizia non è uguale per tutti e può succedere ad ognuno di noi di scivolare nella vita e ritrovarsi dietro le sbarre. Sono le parole dello scrittore triestino Pino Roveredo, che da più di 15 anni tiene laboratori di scrittura creativa con le detenute. A differenza degli uomini che spesso frequentano, io la chiamo la cultura del lamento o altro, le donne sono molto più arrabbiate, sono molto più energiche, più dure, e le donne sono anche madri, le donne sono amanti, sono compagne, sono sorelle, e le donne sicuramente rappresentano un altro aspetto sociale che è sempre il più debole. Si parla sempre di detenuti e sembra che le detenute non esistano, invece hanno sicuramente delle grosse sofferenze e anche loro poche prospettive. Rita non è il suo vero nome. La ragazza trentenne originaria dalla Romania faceva la badante a Napoli ed è finita in carcere per una situazione poco chiara. Fra meno di 2 mesi uscirà dalla prigione e preferisce non farsi riconoscere per poter cominciare una nuova vita.